Ciao a tutti e benvenuti alla Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, buona serata, domani si gioca, io vi sto registrando il video proprio mentre sta iniziando la partita tra Juventus e Milan, che però ormai nulla, cioè non ci riguarda più, nel senso che prima guardavo con occhio interessato nelle scorse partite alle nostre dirette rivali, quindi alle partite del Milan, alla partita della Juventus, eccetera eccetera, adesso grazie all'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia per la 20ª volta, a 5 giornate dalla fine posso guardarmi ogni partita senza nessuna preoccupazione e soprattutto senza nessun interesse di classifica, quindi mi godo Juve-Milan proprio da terza parte senza avere la preoccupazione di chi possa vincere, chi possa perdere, se posso guadagnare punti piuttosto che no. E quindi questo è un altro regalo che ci ha fatto la nostra squadra e che ci ha fatto il nostro allenatore. Godersi le partite delle ultime 5 giornate, come dicevo sempre, come ho sempre detto, vincere il campionato nel derby per me aveva un significato sicuramente importante, come per tutti, vincere la seconda stella in casa del Milan vincendo il sesto derby di fila, cosa fatta, spuntina verde, però era importante anche per potersi godere le ultime 5 giornate di campionato dell'Inter facendo semplicemente solo festa e godendosi le partite senza l'assillo del risultato. Domani Inter-Torino 12:30, partita, poi Pullman che partirà da San Siro per fare il giro di Milano e arrivare in serata inoltrata al Duomo, in Duomo, per cercare di continuare la festa che è iniziata lunedì scorso. Non credo che Inzaghi farà una rivoluzione, ho letto di una possibile formazione stravolta, rivoluzionata con tutte le seconde linee in campo, non credo, anzi io credo che Inzaghi voglia continuare a fare bene, voglia continuare a fare punti, voglia continuare a vincere per ritoccare le statistiche e per tenere la seconda e la terza comunque a 20 punti, perché comunque arrivare al primo in classifica con più punti possibile, tenere la seconda a 20, darebbe l'idea anche fra qualche anno, rileggendo la classifica, di un campionato che è stato stradominato e quindi la gente se lo ricorderà come un campionato stradominato. Non credo che Inzaghi voglia perdersi il vantaggio che fino a qua ha ottenuto, perché comunque l'obiettivo è già stato raggiunto. Quindi credo che andranno in campo quasi tutti i titolari, con magari un paio, due o tre cambi, quelli possono esserci, poi vedremo cosa deciderà Inzaghi, solito ballottaggio sulla destra, se ha giocato prima Darmian magari giocherà Dumfries e viceversa, insomma vedremo, però credo che Inzaghi manderà più o meno in campo la formazione titolare, senza contare che Lautaro avrà voglia di fare gol, non segna da 2 mesi, ha voglia di fare gol, di aggiornare quei 23 che sono nella classifica marcatori e di avvicinarsi alla vittoria di una graduatoria che nella sua carriera non ha ancora vinto e quindi vorrà vincere sicuramente la classifica marcatori, ha 7 gol in più di Vlahovic, vediamo cosa farà oggi il giocatore della Juventus, però insomma margine ampio, ma Lautaro ha voglia di ritoccare la sua statistica, tornare a fare gol dopo 2 mesi, magari proprio a San Siro da campione d'Italia davanti ai tifosi, e poi da 23 passare a 24, a 25 e magari avvicinarsi a quei 30 che sarebbero un grandissimo traguardo. Quindi questo per quanto riguarda la formazione. Andiamo invece a parlare delle notizie che stanno uscendo sul mercato, a proposito del mercato dell'Inter. I nomi che si fanno in questo momento sono 3 principalmente: per l'attacco Zirkzee e Gudmundsson, per la porta Bento. Partiamo dal portiere brasiliano, credo che sia il primo obiettivo assoluto dell'Inter. L'Inter l'anno scorso ha preso Onana per cercare di dargli continuità, quindi prende un portiere di 26 anni che fa una grande stagione. Da 26 anni in poi per un portiere ci sono almeno 6-7 anni davanti di carriera ad altissimi livelli. Capita che lo prendi a zero, capita che fa un grandissimo anno, capita che arriva lo United che offre 60 milioni di euro mal contati e quindi tu cedi. Nel momento in cui cedi devi occupare un posto che è vacante e vai a prendere un portiere di sicuro affidamento a un prezzo basso con la clausola rescissoria di 5 milioni, che è Sommer, che fa una grandissima stagione ma che purtroppo ha 35 anni, quindi non è un portiere che ti garantisce altri 10 anni in porta, non è un portiere per il futuro dell'Inter, ma è un portiere per l'immediato dell'Inter. Quest'anno ha fatto una grandissima stagione, però la carta d'identità non va a ritroso, non va indietro, non fa passi da gambero, va sempre in avanti e dopo aver subito lo scotto di Handanovic, grandissimo portiere per tantissimi anni,
ma in fase calante negli ultimi due o tre, e qualcosa c'è costato sul campo, l'Inter ha imparato questa lezione e non vuole più correre questo rischio. Quindi il primo obiettivo e il primo nome è quello di Bento. Il costo si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma sono soldi che l'Inter spende volentieri perché crede in questo portiere, sa che è un portiere che può garantire un futuro roseo e che può, la spesa può essere diluita nei vari anni, perché non è un portiere usa e getta, non è un portiere prendi, stai e scappa, è un portiere prendi e ti tieni per tot anni perché diventa il tuo futuro. Quindi su quello bisogna stare molto attenti, quello è il primo obiettivo. Passiamo a parlare degli altri due nomi che stanno uscendo in questi giorni sui giornali. Allora, Zirkzee e Gudmundsson. Attualmente l'Inter in attacco ha Thuram, Lautaro, Arnautovic e Taremi. Quindi con Correa, Sanchez andrà via, con Correa che torna dal prestito. Ovviamente non ci si punta su Correa, ma è anche vero che è un giocatore che se il Marsiglia non lo riscatta non ha molto mercato. Quest'anno è stata una stagione disastrosa, quindi in questo momento l'Inter, considerando che Sanchez è in scadenza di contratto, l'anno prossimo avrà 5 punte che sono queste. Metti che in qualche modo si libera un posto, a quel punto una punta l'Inter l'andrà a prendere. Zirkzee, si parla di cifre che non hanno senso. Cioè, Zirkzee è un giocatore che quest'anno ha fatto un grande campionato, è esploso, ma non è un bomber e soprattutto non è una quarta punta. 60 milioni di euro per Zirkzee, le cifre che circolano in questo momento, a mio avviso sono un'enormità, un'assurdità e soprattutto non sono nelle corde dell'Inter. L'Inter 60 milioni, 50 milioni, ma io ti dico anche 40 milioni per Zirkzee non li spende. Quindi per quanto mi riguarda, per quello che credo di sapere io, Zirkzee è un obiettivo che a quelle cifre non ha senso di essere discusso, non c'è, non esiste. Gudmundsson invece è un altro tipo di discorso. Gudmundsson è un giocatore che quest'anno ha fatto una grande stagione al Genoa, costa sui 30 milioni di euro ed è già per caratteristiche, per costo, per tipo per modalità di pagamento e per inserimento nella rosa, sicuramente molto più logico e molto più realistico rispetto a Zirkzee. Andiamo a parlare di Gudmundsson, al di là del fatto che ha fatto tantissimi gol, è un giocatore che nella rosa dell'Inter andrebbe a colmare un buco che c'è, nel senso nessuno nella rosa attuale dell'Inter ha quel tipo di caratteristiche. Gudmundsson è un giocatore che a livello fisico e a livello tecnico in questo momento sarebbe una novità negli schemi di Inzaghi, sarebbe una novità nella rosa di Inzaghi. Parliamone, nell'uno contro uno molto molto forte Gudmundsson, non abbiamo gente di quel genere. Thuram che fa un altro tipo di lavoro. Gudmundsson è un giocatore molto molto bravo coi piedi, quindi è un attaccante, regista attaccante, ok? Può essere anche speso sull'esterno, ma soprattutto, cosa che in tanti sempre sottovalutano, è un giocatore bravo e abile e decisivo sui calci piazzati. L'Inter in questi anni ha lavorato tanto sui giocatori in grado di segnare su punizione, di fornire assist da punizione o da calcio d'angolo, di tirare i calci di rigore. Ha insistito tanto perché sono dettagli e soluzioni in più, dettagli decisivi e soluzioni in più che portano tanti gol e quindi tanti punti. Abbiamo visto con l'ingresso di Çalhanoğlu in rosa, con l'ingresso di Di Marco in rosa, queste cose per l'Inter sono aumentate. Gol da fuori, assist da calcio d'angolo, assist da calcio di punizione. L'Inter ha già inserito un giocatore con questo tipo di caratteristiche nella rosa, che è Zielinski. Zielinski è un giocatore da questo tipo di cose, a parte che è un jolly. Zielinski può giocare da mediano, può giocare cioè da interno di centrocampo, può giocare da esterno d'attacco, può giocare da trequartista. Zielinski è un giocatore che ti dà tantissime soluzioni a livello tattico e soprattutto è un giocatore molto molto duttile, ma è bravo a calciare le punizioni, è bravo a calciare i calci d'angolo, è un uomo assist ed è bravo anche a calciare i calci di rigore. Quindi stiamo parlando di un inserimento, quello di Zielinski, fondamentale per me nel centrocampo dell'Inter, che l'anno prossimo ad oggi avrebbe Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Frattesi, Aslani, Zielinski. Centrocampo pazzesco.
Andiamo a parlare dell'attaccante. Gudmundsson è il tipo di acquisto Zielinski, ovviamente non a zero, portato in attacco. Thuram, Lautaro, Taremi, Gudmundsson, Arnautovic sarebbe l'attacco, secondo me, perfetto per l'anno prossimo. Gudmundsson sa tirare i calci di rigore, fare assist da calcio d'angolo e da calcio piazzato e sa tirare i calci di punizione dal limite dell'area di rigore. È un giocatore tecnico, è un giocatore decisivo sui calci da fermo. Quindi attenzione anche a questo. Secondo me l'Inter con Gudmundsson più che con Zirkzee farebbe veramente un acquisto veramente clamoroso e soprattutto che andrebbe a colmare un buco importante. Ripeto, un attacco con Thuram, Lautaro, Taremi, Gudmundsson e Arnautovic sarebbe qualcosa di enorme per la stagione prossima. Prezzi 30 milioni di euro più o meno che l'Inter potrebbe spendere aggiungendo una contropartita tecnica, e l'Inter ne ha tante di possibili contropartite interessanti per il Genoa, con un pagamento diluito come è successo con Frattesi l'anno scorso col Sassuolo e con Barella ai tempi del Cagliari. Quindi acquisto più che logico e più che fattibile per l'Inter. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti, ragazzi, io vi leggo, lo sapete, pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, basta schiacciare iscriviti e poi schiacciate la campanella per avere la notifica. Ditemi la vostra, ragazzi, perché voglio sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi, sempre forza Inter. Ciao a tutti.